Allora, ovviamente è per noi un onore essere qui questa sera e introdurre quattro prestigiose fanfare in quello che sicuramente sarà un concerto senza eguali. Un ringraziamento particolare va sicuramente alla sezione bersagliere di Rovato Franciacorta, organizzatrice dell'evento, e alle numerose autorità presenti e ovviamente a tutti voi che avete scelto di trascorrere questa bellissima serata in nostra compagnia e soprattutto in compagnia degli Ottoni dei Bersaglieri. Io non mi dilungherei oltre, Pietro, direi che diamo il benvenuto alla prima delle quattro fanfare, fiori all'occhiello della nostra associazione, che con le loro squillanti note allieteranno la serata. Ecco a voi la fanfara Bersaglieri di Rocca Franca. Intanto prendi posizione. Impostazione da concerto si devono mettere stasera. Possiamo davvero accoglierli con un altro grande applauso. E poi scopriremo la particolarità di questa fanfara, perché è una fanfara particolarissima questa. È una delle poche fanfare in Italia. Nella presentazione poi diremo il perché. Bene, fanfara Bersaglieri di Rocca Franca. Questa fanfara è costituita ufficialmente l'8 maggio 1976 dal suo fondatore e guida caporal maggiore Giacomo Prandini. Porta il nome di una mitica figura del bersaglierismo moderno, il colonnello Salvatore Pontieri, comandante dell'ottavo e medaglia d'argento nella campagna in Russia con il terzo reggimento Bersaglieri. Oltre ad aver conseguito apprezzamenti su tutto il territorio nazionale, grazie al repertorio musicale composto da brani bersaglieri, patriottici e popolari delle migliori tradizioni italiane. La formazione ha partecipato a importanti manifestazioni internazionali in Belgio, Francia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca e in tournée anche in Sudafrica e in Canada. Fiore all'occhiello della fanfara è la pattuglia ciclistica, che è unica al mondo nel suo genere, riscuote ammirazione e successi, sfilando e suonando in sella le mitiche carriole, le biciclette che hanno fedelmente accompagnato i bersaglieri durante un secolo di assalti. Anche in questo caso il labaro della fanfara porta il nome di un altro comandante dell'ottavo reggimento bersagliere, il colonnello Diego Vicini. Attualmente è presieduta dal bersagliere Gian Pietro Rinaldi e diretta dal capo fanfara Marco Siepi. A voi la fanfara Bersaglieri di Rocca Franca. E il primo pezzo che ci propone questa magnifica fanfara, Rudiano, lanciato dalla fanfara in congedo di Varese, diretta dal capo fanfara Mario Splendori. La fanfara di Rocca Franca ci ascolterà le note di Rudiano, musica priva di versi di autore sconosciuto, è stata riportata alla memoria da alcuni suonatori e rielaborata dallo stesso Splendori, che ha saputo intercalare al canto saudente dei baritoni lo squillo argentino delle trombe in un contesto legato al suo inimitabile carattere e temperamento bersaglieresco. Prego, capo fanfara Marco Siepi. Thank you.
solo la prima esibizione del primo brano di questo magnifico concerto. E intanto vorrei fare un altro applauso per questa splendida fanfara, perché la fanfara è composta dalle prime trombe, seconde trombe, flicorni contralti, flicorni tenori e flicorni baritoni, e composizione delle nostre fanfare dei bersaglieri. Prego Silvia col secondo brano. Mentre in Italia si innescavano i motti del 48, Verdi stava lavorando all'estero. Nel luglio 1847 va in scena a Londra i Masnadieri e nel novembre dello stesso anno a Parigi la Jerusalem, adattamento in grande opera dei Lombardi alla prima crociata. Verdi aveva certamente in mente e nel cuore un forte sentimento di libertà e forse anche un messaggio profondo. Sui muri d'Italia si scriveva «Viva Verdi», con chiare allusioni a Vittorio Emanuele, re d'Italia. La storia degli ebrei che si ribellano all'oppressore assiro Nabucodonosor cela tra le righe il desiderio del popolo italiano di liberarsi dagli austriaci, ed ecco che nasce dall'estro verdiano il coro del Nabucco. Grazie ancora
per questi applausi, per questa fanfara. E non poteva mancare l'inno dei bersaglieri ciclisti, perché questa qua è una pattuglia ciclisti, e dovete sapere che ogni reggimento, ogni battaglione di bersaglieri hanno sempre avuto le pattuglie ciclisti, dal primo, il settimo, il sesto, l'ottavo, tutti, dal primo reggimento al dodicesimo reggimento hanno tutti le pattuglie ciclisti. E questo qua è proprio l'inno dei bersaglieri ciclisti, conosciuto anche come allarmi. Nel prossimo inno conosciamo la data della composizione di musica, i versi, l'11 dicembre 1914. Il suo autore, Camillo Liberanome, ha legato tutta la sua vita al corpo dei bersaglieri e in particolare alla nuova specialità dei reparti ciclisti. Con questo qua canto egli incitava quale ufficiale durante la Prima Guerra Mondiale i suoi bersaglieri dell'ottavo battaglione ciclisti, spingendoli all'assalto delle truppe nemiche. Durante la guerra, dopo essere stato promosso maggiore, morì in battaglia il 1 novembre 1916. Di lui rimase questa canzone, un vero e proprio inno cantato da tutti i bersaglieri e ciclisti nelle parate. Forse proprio per la sua notorietà ebbe un destino insolito. Con le parole cambiate venne utilizzato dalle Camicie Nere ed ebbe, sia pure in questa versione, grande fortuna sino al 1943, con il titolo Allarmi. Signore e signori, per voi, inno ai bersaglieri ciclisti. Fondato a Parma il corpo dei bersaglieri ciclisti ad opera del tenente Luigi Camillo Natali. In seguito ogni reparto dovrà dotarsi al suo interno di un battaglione di bersaglieri ciclisti in sella alla bicicletta bianchi che seguirà i bersaglieri durante i due conflitti mondiali. Il capo fanfara del dodicesimo reggimento, Aristide Manprim, compose questa marcia in onore dei piumati ciclisti che in seguito, ottenuto il benestare dell'autore, il maresciallo maggiore Leandro Bertuzzo modificò leggermente parte armonica. Passano i piumati, a voi la fanfara di Rocca Franca. Thank you.
Grazie, grazie a questa fanfara di Rocca Franca e al suo grande capo fanfara, Marco Siepi. L'uscita della fanfara di Rocca Franca con un grandissimo applauso. Grazie ragazzi, ci vediamo per il gran finale. E adesso è pronta un'altra fanfara. Esattamente. Beh, è l'unica fanfara di questa sera, ma vediamo chi si appresta a arrivare. Ascoltiamo attentamente, perché c'è già un'altra fanfara pronta.